Eccoci qua. Ah, no, qui stiamo vedendo proprio il vostro ingresso. Sì, era molto divertente perché non sapevamo cosa fare. Ci siamo trovati sul podio con Aliona Savchenko, Robin Shokovi e con Yuko e Alex, che poi ci stanno tutti molto simpatici e loro ridevano perché per loro è ogni giorno sono sul podio e sono abituati a dove devono salire, dove devono passare. Quali sono le drammi? Sì. Che alla fine del podio quante bisogna foto, salire sì. sul primo posto. Sì. Ondra se n'era andato via. Sì, sì, c'è proprio un momento dove non... Ecco, perché lo ricordiamo, sì. appunto, e avete fatto una gara importantissima, perché primi proprio i campioni del mondo, Savchenko Solkov, secondo sì. Kavaguti Smirnov, e qui c'è Franca che ride, perché ridi? Cos'è successo? Perché anche non erano in ordine per andare a dare la mano. Poi di abbiamo fatto un po' di confusione. Sì. Beh, ma questo è il bello, no? Insomma, c'è una sì. prima volta emozionante così. Sì, sì, e poi anche lassù continuavano a parlare tra loro perché non capivano cosa sì. dovevano fare. Era divertente perché è finito lì, noi io pensavo che dovevamo spostarci, ho fatto passo dal podio e lei mi tira dietro che dovevamo fare foto tutti insieme. Sotto suggerimento di Robin Shokovi, che appena lui è salito sul primo posto si è messo a ridere e gli ha detto: tranquillo amico, sei nuovo. Sì, è la prima una battuta. Sì. Beh, se dici sono nuovo, ma insomma attenzione che ci siamo anche noi, perché questo è il messaggio che avete lanciato con questi Grand Prix. Sì, quello che volevamo, ci siamo preparati per questo, volevamo andare a migliorare i programmi, migliorare elementi tecnici. Una delle cose belle è stato proprio essere accettati anche dai primi, dai secondi, insomma dal gruppo dei forti. Il vostro momento, Ondra. In questo momento ho iniziato a crederci che abbiamo veramente fatto la medaglia e era una bellissima emozione. Poi io mi sentivo una bambina di 2 anni. Sì, Sì. L'emozione è davvero grande, naturalmente poi adesso c'è l'inno, l'ingresso per la premiazione, poi ci sarà l'inno di Savchenko Solkovi. Dove volete arrivare? L'anno scorso avevate dato un obiettivo ben preciso per il mondiale, l'avete centrato, ora? Beh, ora la domanda è difficile perché agli europei abbiamo una coppia russa più forte di sempre, perché adesso ieri sono arrivati primi nel programma short, stanno per andare a vincere il Grand Prix che sono... E stiamo parlando di Volo Social Tanto. Sì, 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 la Tiana con Maxim, che hanno fatto anche i punteggi altissimi in tutte le gare che hanno fatto, e quindi quello, poi ci sono Aliona e Robin, e ci sono Yuko e Alex, che quindi il podio sarà una bella lotta molto probabilmente fra questi tre. Noi comunque vogliamo pattinare meglio di alle gare di Grand Prix, vogliamo migliorare, vogliamo farci vedere in buona luce agli europei, e poi ai mondiali ci sono tante altre coppie brave, quindi decisamente vogliamo migliorare il risultato dell'anno scorso, se si riesce. Franca, guardi un po' il podio emozionata, un po' loro con un misto di affetto, ammirazione, soddisfazione, e hai le lacrime agli occhi, Lo posso raccontare questo? No, non puoi. Non si può? Non puoi, no. Sì, è stata un'emozione davvero. Confermo che ogni giorno è un passo nuovo, ogni giorno è una conquista, è nato così un po' da niente, tutto questo... questo gioco, e questo gioco ci sta portando ad avere grandi risultati. Credo che abbiamo una buona armonia tra di noi, c'è proprio un buon feeling tra di noi, ed è bello seguire passo per passo quello che il futuro ci porta, con un po' di umiltà, con tanto lavoro e con però l'ambizione di voler fare qualche cosa.